Buonasera a tutti. Allora, brevemente voglio affrontare di nuovo l'argomento del ponte Morandi, del ponte sul Polcevera di Genova, perché bisogna mettere in chiaro alcune cose. Come da titolo, intanto continuo a ribadire, intanto aspettiamo che magari arrivino, vedo che già ci sono diversi amici, compresa Mara, Fabrizio, Matteo. Ciao a tutti ragazzi. Allora, grazie ai vostri contenuti e grazie alle indicazioni che ho potuto ottenere nelle ultime ore da tanti ragazzi e ragazze e persone che vivono a Genova e che hanno visto, che hanno subito il disastro, la tragedia di Genova che è costata 43 vittime. Queste 43 vittime che logicamente sono sulla coscienza non solo di coloro che hanno indotto il cedimento del Ponte Morandi, ma anche sono sulla coscienza di coloro che continuano a coprire le responsabilità e a nascondere i veri motivi del crollo del ponte Morandi. Ponte che appunto prende il nome dal suo creatore, il quale in diverse parti del mondo costruì, ideò e fece costruire ponti strallati che sono esattamente la replica del ponte sul Polcevera di Genova. Ponti che non sono crollati, ponti che da un punto di vista ingegneristico sono all'avanguardia se pensiamo che si tratta di lavori, di progetti, di ideazioni degli anni 60. Pochi giorni fa ho scovato un video che era stato mandato in onda su Rai 3 all'interno di Blob, pensate. Un video nel quale l'architetto Morandi, anzi meglio definirlo ingegner Morandi, in questo video, in questa intervista degli anni 60, spiegava quali sono le parti strutturali del suo ponte, il ponte sul Polcevera, e quali sono i carichi che il ponte deve sopportare nelle varie sezioni del medesimo. E quelle che erano state già le mie intuizioni, avendo una certa infarinatura di strutture in cemento armato, in quanto che negli anni passati negli istituti privati insegnavo tecnologia delle costruzioni ed antisismica, per cui mi pregio di saperne abbastanza, più di tanti architetti e ingegneri con laurea, no? Quindi io, pur essendo un geometra, ho potuto insegnare e devo dire che non ho avuto delle grandi proteste mentre insegnavo questa materia, perché evidentemente conoscevo e conosco l'argomento. Comunque, detto questo, chiusa la parentesi, le strutture di Morandi hanno, secondo questo tipo di progetto, con pilone principale a forma di A e stralli o tiranti che mantengono la struttura in equilibrio, queste opere ingegneristiche sono sicure e, per quanto, come qualsiasi struttura in cemento armato, necessitino di manutenzione, certamente non siamo di fronte ad un crollo dovuto a cedimento strutturale. E arrivo subito al punto e vi spiego perché. Come Morandi conferma, la parte più esile e centrale delle campate del ponte Morandi, come anche negli altri progetti in Libia e altrove, la parte centrale, dicevo, è la più leggera, è la più esile ed è quella che non è completamente sorretta dagli stralli, ma anzi i carichi
che sono distribuiti dal pilone principale a forma di A e dagli stralli sono distribuiti su tutta la campata autostradale, tanto che la sezione centrale, quella che poi è crollata per prima, attenzione, la sezione centrale non è supportata completamente dagli stralli, cioè il cedimento degli stralli, detto proprio in parole povere, non comporta il crollo della campata centrale, perché la campata centrale è in realtà appoggiata, ovviamente con dei vincoli che le permettono una dilatazione termica durante le ore diurne e notturne, e comunque non è strettamente vincolata al resto della struttura, come tutte le campate dei ponti. La campata del ponte Morandi è una sezione che viene appoggiata e incastrata in modo idoneo, in modo tale che non si muova, ma che possa dilatarsi e restringersi durante gli sbalzi di temperatura. Quindi voi noterete che quando passate sui viadotti sentite sempre tutun, 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 le auto passano, e questo rumore è dovuto al fatto che le varie sezioni dei ponti sono appoggiate e quindi non sono una unica gettata di cemento. Questo sia perché deve essere facilitata la messa in opera, sia perché comunque queste campate devono essere idoneamente, opportunamente costruite per potersi dilatare durante appunto gli sbalzi termici. Quindi anche nel caso della sezione del ponte Morandi, che era la più esile e la più leggera da un punto di vista generale di tutta la struttura, abbiamo l'handicap, abbiamo l'incoerenza del fatto che, come si intravede nel filmato fornito da quell'animatore del teatro delle scienze, o come si chiama, di Perugia, quel video è l'unico che gira, perché ribadiamo che i video autostradali sono spariti con buona pace del magistrato, che evidentemente non ha interesse neanche lui a vedere come si sono veramente verificati i fatti. Questo ponte ha una sezione che è crollata per prima e che non doveva crollare per prima, se veramente gli stralli, come è stato dichiarato, sono la causa del crollo del ponte, perché in quel caso non doveva cadere per prima quella zona, quella campata, che in realtà da un punto di vista statico è svincolata dagli stralli e dal resto della struttura. Tant'è che in quel filmato si intravede che la campata centrale è già precipitata al suolo. Dopodiché si vedono tre lampi immediatamente successivi l'uno con l'altro, e il pilone centrale crolla su se stesso in verticale. Quindi anche qui abbiamo una similitudine con le demolizioni controllate, perché nelle demolizioni controllate si fa sì che la struttura crolli su se stessa e in pochissimi secondi, ed è quello che in realtà è accaduto durante il diluvio, cioè pioveva, non c'era visibilità, quindi l'occasione era ghiotta, il ponte era stato già minato in precedenza e si è aspettato solo il momento più opportuno per far crollare, guardate caso, poi proprio quella zona nella quale c'era un minore insediamento. Quindi al di sotto c'era solo l'isola ecologica, di sguincio è stato colpito un supermercato, ma non è crollata la sezione adiacente sopra i palazzi, perché chi ha fatto crollare il ponte si è fatto due conti e ha pensato di produrre un minor numero di vittime, che evidentemente sono in gran parte, come si sa, le persone che erano sul ponte, che sono precipitate con l'arcata, con la trave orizzontale centrale, che è stata quella che ha ceduto per prima. Ha ceduto perché? Perché evidentemente ci sono state inserite delle cariche
che servivano a far saltare proprio quella zona, quella travata principale, quella campata centrale. Queste cariche si nota che sono state inserite nelle zone opportune perché dalle fotografie e dai filmati girati dai vigili del fuoco si nota che alcune sezioni ricadute poi al suolo sono annerite e ciò non si spiega, chiaramente non è coerente con un cedimento strutturale, perché in un cedimento strutturale comunque sia si noteranno dei tondini di ferro fuoriuscire, si noterà del cemento frantumato, ma il cemento non assumerà il colore del carbone. Se il cemento ha assunto il colore del carbone, quindi è praticamente annerito, questo è dovuto evidentemente a delle cariche esplosive. Non si spiega diversamente. E comunque, ripeto, se i vari Albertini e compagnia bella dicono che il crollo del ponte è dovuto al cedimento degli stralli, questo non è assolutamente possibile, perché la campata centrale è, da un punto di vista dei carichi, ininfluente rispetto alla struttura dei tiranti o stralli, come detto. Tant'è vero che lo stesso Morandi spiegava che il pilone a forma di doppia A sosteneva gran parte della campata autostradale da solo e anzi addirittura ci sono delle fotografie degli anni 60 durante la costruzione del ponte che mostrano il pilone principale con la campata che va al lato destro e al lato sinistro, dicevo, addirittura senza gli stralli terminati, però perfettamente stabili. Quindi abbiamo una A con le due campate ai lati a forma di T che stanno in piedi da sole senza bisogno di avere ancora in situ gli stralli terminati. Questo cosa significa? Che seppure avessero ceduto gli stralli, i tiranti, il ponte non sarebbe dovuto crollare. E in secondo luogo, e qui termino perché è inutile dilungarsi su certe cose che comunque ci dovrebbe essere qualcuno del mestiere che dovrebbe dirle, invece sono costretto a dirle io, tanto poi diranno che sono il solito cazzaro, no? Però l'architetto, adesso mi sfugge il nome, accidenti a me, Renzo Piano. L'architetto Renzo Piano cosa ha detto? Che un crollo così per cedimento strutturale non esiste, perché lui testualmente ha detto che un ponte di quel genere crolla solo sotto bombardamento o perché sono stati sistemati degli esplosivi. Quindi se lo dice l'architetto Renzo Piano, posso permettermi anch'io, signori magistrati, di avere qualche dubbio. E invece i magistrati, dopo giorni dal disastro, non hanno ancora indagato nessuno, non hanno nessuno da indagare. Per loro è tutto normale che Società Autostrade abbia nascosto le riprese video fatte in streaming sui server e che quindi devono esserci. Non è possibile che non ci siano. Ci sono, solo che devono nascondere la verità. E complici le autorità governative tutte, quindi non solo i magistrati, c'è chi, cioè tutti, continua a nascondere la verità e quindi anche questa strage sarà un'altra strage impunita, come tutte le stragi e le tragedie di questo povero martoriato paese che da quando c'è stata l'unificazione dell'Italia non ha fatto altro che vivere tragedie a partire dal Vajont, dalla diga del Vajont, tragedie per le quali non esistono colpevoli, mai. Non esistono mai colpevoli, né per negligenza né per dolosità. E in questo caso siamo di fronte a un delitto. Si è pensato che la ristrutturazione del ponte avrebbe affrontato dei costi eccessivi e quindi si è pensato di farlo cadere. E non dico altro. Comunque, come stavo per concludere prima, la questione è una sola. Il ponte è stato
sottoposto a una demolizione controllata tramite cariche esplosive. Quindi i magistrati non devono guardare all'acetilene, alle bombole di acetilene colpite da un fulmine, perché qui siamo di fronte alle barzellette, ma devono badare alla presenza di esplosivi che sono stati sicuramente usati per la demolizione del ponte. Non mi pare che debba aggiungere altro, sono stato anche abbastanza prolisso, devo dire, e se verranno fuori altri dettagli li metteremo in qualche altra piccola diretta. Con questo io vi saluto, nei commenti vedete se avete qualche altra osservazione da fare. E ripeto, è importante comunque recuperare le fotografie degli anni 60 durante l'esecuzione dei lavori del ponte Morandi, in modo tale da evidenziare le incongruenze rispetto alle spiegazioni che ci vengono date adesso sul, loro dicono, cedimento del ponte. In realtà il ponte non ha ceduto, ma è stato demolito durante una giornata dove il nubifragio era così forte che non si vedeva niente. E questo logicamente non è stato un caso, ma è stato voluto. Tant'è che come adesso le precipitazioni sono state concentrate verso Genova, mentre qui nel ponente Ligure si riesce a piovere solo nell'entroterra e tutte le altre precipitazioni che correvano sul litorale del ponente Ligure sono state distrutte pedissequamente dal passaggio di questi aerei che fanno la loro inseminazione igroscopica, e la perturbazione è stata spinta verso il Levante e verso Genova. Casualmente vi è stato anche detto nei telegiornali che i lavori sulla parte del ponte, che loro dicono pericolante, ma che non credo lo sia, i lavori sono stati interrotti per via della pioggia, ma testimoni oculari della zona confermano e dichiarano che nella notte precedente al crollo del ponte c'era un'attività fervente al di sotto del ponte con luci fotoelettriche, gente che stava perforando il cemento, perforando per farci che cosa? Per infilarci magari le cariche esplosive, e sotto la pioggia e di notte, nonostante i sindacati comunque su queste cose siano molto 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 precisi e di solito impongono orari di lavoro particolari e certamente che non si lavori sotto un diluvio, no? Eppure quella notte si lavorava alacremente sotto l'area del ponte poi crollato, mentre adesso i lavori sono stati interrotti perché piove. Allora, due pesi e due misure, come sempre, e il popolo viene preso per i fondelli. Perché? Perché la gente ha poca memoria, perché la gente non osserva, perché la gente si adatta a quello che viene raccontato nel TG, mentre casualmente utenti su Facebook che hanno giustamente pubblicato le loro osservazioni con delle fotografie e dei filmati vengono bannati e i loro contenuti vengono rimossi, perché evidentemente la verità, come al solito in Italia, non si deve conoscere. Va bene, io vi saluto, vi ringrazio, vi abbraccio, ringrazio tutti quelli che contribuiscono per darci una mano e vi saluto alla prossima volta. Buona serata a tutti.